È notte. Alla tenda di Achille si affaccia un vecchio. Ha attraversato tutto il campo nemico, liberandosi di coloro i quali hanno cercato di fermarlo. Perché c'è un'unica cosa che gli interessa, vera e semplice. Il corpo di suo figlio deve tornare a casa. Ettore deve ricevere la sepoltura che tutti gli esseri umani meritano, per sé e soprattutto per chi deve piangerli. Sto terminando Matteo Nucci, questa storia di nuovo di Achille e Odisseo, che è stimolante per altre cose. C'è una frase che mi ha colpito al termine di questo incontro tra il nemico e Achille, il re nemico che incontra colui che gli ha ucciso il figlio. Ed è la riflessione. In questo momento, tra questi nemici, in tutta questa guerra, il tempo è sospeso. Ci sono solo un padre e un figlio, non ci sono più nemici. E quindi possiamo tutti in questo momento sentirci parte di quell'indistinta animalità a cui noi uomini apparteniamo, noi animali dotati di logos. Così interpreta questo bellissimo e struggente passo dell'Iliade il nostro Matteo Nucci. E continuando sul tempo, fa una differenza tra come vivono i nostri due eroi il tempo. Achille vive il presente, quindi interagisce subito. Odisseo, il nostro Ulisse, è sempre proiettato sul futuro, quindi pensa, riflette e rimanda le scelte e le decisioni. Ora, questo tempo finisce per parlarci ed è simpatico perché prospettive completamente nuove. Il tempo libero che noi viviamo adesso qui in ferie, come lo vivevano loro? E Achille, il tempo libero nell'Iliade, ci racconta Omero che lui passava suonando la chitarra e cantando nella sua tenda, mentre Odisseo il suo tempo libero lo pensava a riflettere. E quindi si chiede: come viviamo noi il nostro tempo libero? E abbiamo due esempi. Innanzitutto i greci che chiamavano skolē il tempo libero, scusate la pronuncia, ma non conosco il greco, e quindi era il tempo libero che gli uomini potevano dedicare ai loro pensieri, alla loro crescita, al loro benessere spirituale. Mentre l'askolē era tutto il tempo dedicato alle necessità fisiche, insomma dobbiamo lavorare, dobbiamo nutrirci, dobbiamo dormire. È quello che i romani chiamavano con quelle bellissime parole che ancora noi usiamo, ozium e negozium. L'ozium era l'ozio, non quello che pensiamo noi, che quelli che non hanno voglia di fare niente, era il tempo dedicato a se stessi, alla riflessione, all'incontro con gli amici, ma anche alla politica, perché la politica era l'arte di tutelare gli interessi nostri, della nostra fazione, della nostra nazione. Invece il negozium è quello che noi chiamiamo negozio, è quello che aprono i commercianti in questo momento di crisi, anzi più spesso lo chiudono. Noi parliamo ancora di negozium, il tempo del lavoro. E il nostro Nucci fa una riflessione che ci porta a parlare dell'Europa, l'Europa degli olandesi che avevano una volta a che fare col mare che gli mangiava la terra e oggi hanno a che fare con l'Italia perché siamo in un'Europa. E che cosa si chiede lui? Dice, queste riflessioni ci riportano alla dimensione dei secoli passati che si è trascinata fino all'Europa che stiamo vivendo. Da una parte la dimensione greco-romana, tutta mediterranea, in cui il tempo libero va allungato il più possibile, perché ciò che conta nella vita è proprio il tempo e le scelte che dobbiamo compiere per cercare il piacere e la felicità. Dall'altra la dimensione efficiente e vincente, nord-europea, anglosassone, protestante e capitalista. E qui cita Max Weber, L'etica protestante e lo sviluppo del capitalismo, un libro che io ho letto quando facevo l'università e mi aveva colpito una cosa, il concetto calvinista di predestinazione. Cosa diceva Calvino? Diceva: gli uomini, qualcuno andrà in paradiso e qualcuno andrà all'inferno, ma come facciamo a sapere chi sono i predestinati al paradiso?
quelli che hanno successo economico nella vita. E quindi era uno stimolo ad avere successo economico perché era come la parola di Dio che ti aiutasse nell'economia, nei commerci e quindi ti avesse scelto per il paradiso e gli altri, tutti all'inferno. Ebbene, questa differenza la vediamo ancora oggi, i frugali e gli italiani. Noi italiani ancora oggi veniamo visti come i mediterranei, che hanno poca voglia di lavorare ma molta voglia di spendere. Ed è quindi a questo discorso che rimandano anche libri come questi, che ci riportano una dimensione terrena ma anche più spirituale e non solo economica.